Ciao a tutti! Allora, oggi torno a fare il video sui 10 prodotti sotto i 10 euro, ma questa volta ci occupiamo di skincare, capelli, insomma, prodotti viso, corpo, eccetera, eccetera, eccetera. E, vi faccio vedere subito i prodotti, così vediamo di concretizzare. Allora, partiamo da... alcuni prodotti li avete visti e stravisti perché ovviamente essendo quelli che amo di più, sono prodotti che sono venuti fuori un po' in diversi video. Ad esempio, il Badger Cuticle Care, che l'avete visto anche di recente. Non mi ricordo in quale video, come al solito, però insomma di recente. Poi è un prodotto molto molto conosciuto. È della Badger, appunto, ed è un olio per cuticole. Adesso col freddo che fa lo vedete particolarmente rappreso, congelato, però come lo toccate questo ridiventa subito olietto. È un olio che io uso principalmente non solo per andare a reidratare l'unghia dopo che levo lo smalto, insomma il cambio dello smalto, ma soprattutto per le cuticole, perché io, come ho detto nel video in cui ne ho parlato, purtroppo, ahimè, nei periodi di stress mangio le pellicine, non le unghie ma le pellicine. Vi vorrei far vedere che grazie a questo olietto la situazione non è assolutamente disastrosa. Chi come me ha questo bruttissimo vizio sa insomma di cosa si crea intorno alle unghie. Insomma, vedete che la situazione è nettamente sotto controllo. Non sono una che lo fa sempre, lo faccio solo in periodi insomma particolarmente stressanti, però è l'unico che mi tiene a bada a questa cosa. Quindi, come mi accorgo che il periodo critico, lo metto proprio generosamente intorno alle unghie, lo tengo lì diverse ore, mentre magari guardo la TV, faccio cose la sera tendenzialmente dove posso stare così tranquilla, e poi dopo lo vado a massaggiare bene bene bene, lo tengo lì diverso tempo e poi lo vado a rimuovere l'eccesso che mi rimane. Ed è l'unico che riesce a darmi una grossa mano, quindi al di là dell'ottimo prodotto per le cuticole, ma io non ne soffro particolarmente, quindi non saprei neanche dire, ma sicuramente per quanto riguarda gli spessimenti laterali delle pellicine che si vanno mangiando, è un ottimo prodotto. E dura quello che dura, perché dura davvero diverso tempo, insomma. Altro prodotto per le mani è la crema per le mani, appunto, della saponaria, menta e limone. E anche qui stessa cosa, questa crema mi piace un sacco, mi piace proprio tanto, perché la trovo abbastanza idratante, ma ripeto, io ripeto perché già l'ho detto nel video in cui ne ho parlato, me lo ricordo, non ho un problema di grossa secchezza alle mani, anche con questo grosso freddo che è arrivato adesso. Però mi danno fastidio alcuni detersivi, mi dà fastidio il contatto magari con la polvere, quello che sento i palmi a volte un po' secchi, quindi tendenzialmente cerco di usarne un pochino tutte le sere. E devo dire che è idratante, mi leva il fastidio che ho, si asciuga facilmente, ha un profumo buonissimo, e altre amiche che hanno problemi un po' più consistenti del mio mi hanno detto che è una buona crema anche su problematiche appunto di secchezza un po' più consistente. Poi, un prodotto di cui vi ho parlato e straparlato in tanti tanti video ed è la Fito9. La Fito9 è la crema della Fito, per l'idratazione del capello. Mi è rimasto questo pochino. Io non ne faccio un uso ingentissimo, la uso quando lavo i capelli e la metto due volte. Appena lavo i capelli, sui capelli tamponati e soprattutto sulla parte qui laterale, che è quella che mi rimane un pochino più secca, e sulle punte. E poi la vado a rimettere sulla parte sempre questa laterale, che è quella che ho un po' più secca, anche prima, cioè una volta che ho asciugato i capelli. Mi piace perché assolutamente non unge, perché assolutamente non mi va a appesantire i capelli, che per me è fondamentale. Io, a parte un goccino di balsamo sui miei capelli, non uso niente, non uso spume, non uso lacca, non uso termoprotettori, non uso, perché qualunque cosa utilizzo, A, mi va a appesantire i capelli e B, me li va a sporcare in un nanosecondo. Quindi non amo niente di tutto questo. Questa crema è fantastica, la sto usando da diversi mesi, la vedete insomma che me ne manca ancora questo pochino, perché appunto io non la uso ingentemente tutti i giorni, non ne ho un bisogno così forsennato, ma ne ho bisogno miratamente per questa cosa, e devo dire che su di me per questo fa il suo sporco lavoro, e quindi consigliatissima, e sicuramente la riprenderò. Poi
Poi passiamo ai prodotti corpo. Non posso non menzionare un olio di mandorle dolci. Questo è quello dei provenzali, senza profumazione, che io prendo sempre da Acquestapone ogni qualvolta lo mettono in offerta. Mi sembra che lo pago intorno ai 3 euro, altrimenti costa 3, 4, 5, non mi ricordo di preciso. Comunque, ogni volta che lo mettono in offerta, perché ciclicamente ci va a finire, io mi prendo almeno due bocce e me le stipo, perché io ho una pelle molto secca sul corpo, soprattutto sulle gambe, e questo mi agevola tantissimo, soprattutto durante il periodo invernale, quindi non sempre, non tutti i giorni durante la doccia, ma almeno 2 o 3 volte la settimana vado a fine doccia, quindi sul corpo, dentro la doccia proprio, corpo ancora umido, ne prendo un pochino e lo vado a massaggiare dove ne ho bisogno, quindi sulle gambe, sulle braccia, sui gomiti, tutte queste cosine qua. Ed è fantastico perché A mi permette di non andare a mettere ulteriori creme quando esco dalla doccia, perché in quel momento ho una buona idratazione, la mia pelle è a posto. Poi ho una pelle molto secca, quindi il giorno dopo devo andare a applicare un creme, insomma, vabbè. E poi mi leva anche quel fastidioso problema che crea la pelle secca, soprattutto sulle gambe, del prurito, perché quando si va a seccare un po' troppo, se magari si usa il bagnoschiuma sbagliato, che è un po' troppo aggressivo per la nostra tipologia di pelle, la pelle secca ha una reazione di prurito che è terribile, cioè se avete purtroppo la stessa problematica, sapete precisamente di cosa io stia parlando. E questo espediente dell'olio a fine doccia a me leva questo problema, che prima era veramente un problema grosso. E quindi niente, l'olio di mandorle dolci sicuramente. Sempre per quanto riguarda l'idratazione, questa è una vecchia confezione, adesso è cambiata, mi sembra che ha la scritta tutta arancio, non è più bianca. Comunque è il burro per il corpo della Yes To, quello alla carota. Ed è un burro, è un burro abbastanza consistente, ma non marmoreo come altri che mi danno proprio fastidio, poi soprattutto in inverno che sono troppo spessi da lavorare. Invece questo è morbido, ha una profumazione buonissima, ha un'ottima idratazione anche sulla pelle secca, non ha schifezze all'interno. Ho visto che adesso la Yes To è in vendita anche sul sito di Eccoverde. Ho avuto un attimo e i prezzi devo dire che sono buoni. Tra l'altro vendono anche lo shampoo, il balsamo di tutte le varie linee, e sono i boccioni da 500 ml, quindi non quelli, non so se Sephora li vende ancora. Comunque Sephora vendeva quelli da 300 ml e stavano intorno agli 11 euro. Eccoverde ha quelli da 500 ml senza SLS, SLS all'interno, cosa che quelli di Sephora hanno, e costano 8 euro, 7,99 euro, e questo qui mi sembra sia intorno ai 9 euro se non erro. Sono dei buoni prodotti, questo a me piace molto, e adesso va bene, ancora un'ingente quantità perché ho utilizzato questa parte qua che vedete, e lo utilizzerò adesso per tutto l'inverno perché mi serve qualcosa di un po' consistente, ma sicuramente lo ricomprerò perché è un prodotto che mi piace molto. Poi sempre sul sito di Verde, Ecobelli e bla bla bla, ho acquistato l'acqua di rose, questa qui della Cadì, ed è fantastica. È un'acqua proprio, è acqua, è rosa damascena, e sul mio viso è indicata per le pelli da normali a secche. Sul mio viso è fantastica, io la uso nebulizzata mattina e sera, la mattina dopo che mi sono detersa e prima di truccarmi, e la sera dopo lo struccaggio e prima di mettere la crema. E mi piace tanto perché la mia pelle la vedo proprio diversa, e anche le zone di rossore che prima avevo molto più spiccate, molto più evidenti, adesso lo sono molto meno rispetto all'inverno passato, perché d'inverno soprattutto mi si acutizza di più questa cosa. La mia pelle è una pelle molto sensibile, molto reattiva, e mi piace anche il senso di idratazione che mi lascia sul viso. Mi sembra che i trattamenti che vado a mettere, magari ecco la notte appunto, li applico a volte sull'acqua appena spruzzata, la faccio assorbire leggermente, poi su la pelle ancora umida vado ad applicare la crema, e mi piace tantissimo. È un ottimo prodotto che sicuramente riacquisterò. Oltretutto lo sto usando già da diverso tempo e si consuma poco prodotto. C'è un nebulizzatore davvero che nebulizza bene, quindi non si spreca prodotto, e l'applicazione è molto molto semplice. Di questi non ve ne parlo.
Non ve ne parlo perché sono lo shampoo e il balsamo che adoro di più in assoluto da mesi, mesi, mesi e mesi. Sono per capelli normali, sono per capelli che non hanno grosse problematiche come la mia, non vanno ad appesantire i capelli, sono shampoo e balsamo bio e sono i due prodotti che in assoluto nel momento in cui sono andata ad utilizzarli ho detto ok, questo è lo shampoo e il balsamo bio che fanno per me. Prima mi sono trovata malissimo con tutto quello che ho utilizzato, mi sono trovata proprio proprio male, o me li lavavano male, o me li appesantivano tanto. Questi sembra come, cioè sono passata direttamente da uno shampoo e un balsamo che comunque avevano siliconi e bla 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 a questi e io non ho notato nessuna differenza. I miei capelli sono così come li vedete, quindi mi vengono lucidi, mi vengono belli fluenti, non me li va a appiccicare, quindi quel po' di volume che hanno me lo lasciano. Non ho dovuto fare quel percorso che tante persone dicono, infatti per la mia esperienza è una leggenda metropolitana, quella che bisogna aspettare, insistere. Secondo me i prodotti non sono quelli giusti per noi, perché per la mia esperienza personale, come ho utilizzato questi, i miei capelli hanno detto "Yeee, ci piacciono, continuiamo, continuiamo". E quindi questi due prodotti sono proprio quelli che fanno per me. Ogni tanto sperimento altre cose, non sono una di quelle proprio bio a tutti i costi sui capelli. Faccio anche un po' alla come viene, ma questi non mancano mai. Poi, per il viso, un prodotto dell'Alovea. Io uso moltissimi prodotti dell'Alovea, per questa ragione parlo di moltissimi prodotti dell'Alovea, perché ne ho acquistati tanti nel corso del tempo e li utilizzo. La maggior parte mi stanno piacendo molto, qualcosina non mi è piaciuta e insomma, quindi nei miei video vengono spesso fuori. Questo è il gel di cui vi ho già parlato decine e decine di volte, anche qui mi ci soffermo poco, ed è un gel all'argilla bianca per lavare il viso. È 97% di origine naturale. Questo qui lo sto usando da abbondanti 2 mesi. Vi assicuro che di prodotto all'interno ce n'è ancora tanto, sono 150 ml, costa 4 euro, mi sembra 3,99 precisamente, perché si usa pochissimo prodotto, è un prodotto gelatinoso, leggermente bianchiccio, ma molto consistente, quindi se ne usa proprio una nocina piccola, piccola, piccola. Fa una bella schiuma, è molto fresco l'effetto che lascia sul viso, si sente come un po' di menta all'interno, non secca assolutamente la pelle, deterge molto bene, non lo uso per struccare, lo uso la mattina per lavarmi il viso, quindi benissimo. Beh, vabbè, c'è stato un attimo così di sirene. Ultimi prodotti, non possono mancare le maschere per il viso della Montagne Jeunesse. Ne ho prese due a campione, sono queste qui e sono tra le mie preferite. E questa è quella Raspberry and Mango e questa è quella molto carina al miele e alla passiflora. Ce la posso fare, assolutamente sì. Sono due maschere idratanti queste, ma ci sono per varie tipologie. Se andate sul sito della Montagne Jeunesse, vedete, mettete le vostre specifiche di pelle e vi viene fuori tutte le varie maschere che vi consigliano a seconda della vostra tipologia di pelle. Io ne ho usate, non lo so. Uso le maschere della Montagne Jeunesse da almeno più di 10 anni. Quindi le ho trovate per caso tanti anni fa, quando abitavo altrove, me ne sono ritrovate davanti, mi avevano incuriosito perché sono molto carine da vedere e non le ho più abbandonate. Adesso ho un po' di difficoltà a trovarle, ho fatto degli ordini online e adesso sto a posto per i mesi a venire perché ne ho una marea. E, che dire, la Montagne Jeunesse non è una marca bio, però è una marca che sta attenta agli ingredienti, quindi diciamo che sono maschere carine, non hanno parabeni, non hanno paraffina all'interno, neanche il burro cacao che vi ho fatto vedere recentemente in un video, ovviamente a paraffina. Sono approvate da tantissime enti che si occupano della salvaguardia degli animali, come la PETA. Non testano assolutamente ovviamente sugli animali, questo neanche a dirlo. Insomma, è un'azienda abbastanza seria da questo punto di vista. Gli ingredienti, ripeto, sono carini, non sono totalmente bio. Se prendete quella che è adatta per il vostro tipo di pelle, ovviamente la maschera ha un certo riscontro, altrimenti, come succede a me, ripeto, a me non piacciono tutte, le sperimento un po' tutte e ultimamente infatti ne ho beccata una che non mi piace per niente, però giustamente non è adatta a me, quindi con tutti i prodotti, ma fondamentalmente le trovo molto carine perché c'è una grande varietà e poi mi piace questo fatto, insomma, delle dosi piccoline, certo non si usano in una volta sola, si usano in più volte, io cerco salva, le metto in un pottino e lì poi un pochino alla volta insomma le utilizzo a volte a qualcuna solo sulla zona T a seconda della tipologia della maschera. Questo
Questi sono i miei 10 prodotti sotto i 10 euro per quanto riguarda viso, corpo, capelli e tutto il cucuzzaro. Vi mando un bacio grande e ci vediamo alla prossima. Ciao!